Allora, signore e signori, buongiorno, è scattata l'ora solare e oggi in studio noi non ci saremo. Ovvero, l'ora solare c'è tutta, ma vi portiamo fuori dallo studio. Sapete perché? Perché andiamo ad incontrare Giuliano e Vera. Chi sono Giuliano e Vera? Sono una coppia meravigliosa, una coppia in cui l'amore totale, immenso, infinito dell'una per l'altra, in cui il lavoro ha contato tantissimo nella vita. Una vita lunga, una vita piena, una vita carica di sogni realizzati, tutti da raccontare al pubblico dell'Ora Solare. Venite con me, venite. Chuck in campo, Montaldo, Vera prima, via. Noi siamo a casa di Giuliano Montaldo e Vera Pescarolo. Montaldo, è tutto vero. E io parto con un applauso, con tutta la mia meravigliosa truppa. No. Iniziamo subito male, l'applauso è per voi. Un po' anche per te. Per tutti, dice. Allora, abbiamo avuto, grazie ad Elisabetta Montaldo, che in questo momento è in un dietro le quinte che poi è casa sua, questa unica, meravigliosa opportunità, intervistare due persone che hanno fatto e continuano a fare il cinema, ma che soprattutto hanno fatto una famiglia splendida e si amano a partire da quella stranissima data che è il 22 febbraio. 22 febbraio 1930, che succede? È strana quella data, sì. Perché il papà e la mamma di Vera si sono sposati a Roma il 22 febbraio del 1930, alle ore 11 quando sono nato io. Cioè a Genova nasceva questo super bimbo? Che pesava 5 kg e mezzo quando è nato. Dio benedica. E infatti mi hanno chiamato, l'infermiera ha messo il nome Maciste sopra. E poi Vera è nata 9 mesi dopo il matrimonio. 9 mesi dopo, quando sono nato io. Quando... Vi separano insomma 9 mesi. Vera, sì. Vera è la figlia di Vera Vergani, un'attrice per la quale noi dobbiamo alzarci tutti in piedi e ringraziare per il lavoro unico, meraviglioso, dentro e fuori la scena che lei ha fatto. Vera Vergani che incontra il comandante Leonardo Pescarolo, le lunghe tournée che portavano nel Sud America, nei luoghi più lontani del mondo, la sua splendida mamma, attrice acclamatissima, incontra il comandante ed è colpo di fulmine. Possiamo dirlo? Ma come no? Anzi, lei gliel'ha detto. Lei? A lui? A lui. Data lei. Gli ho detto, comandante, credo di essermi innamorata di lei. Allora papà le ha detto, bene, così ci sposiamo. E lei ha detto, io non sono una donna da sposare. Tutta una storia diversa dalla mia. Completamente? Come è andata invece con voi? È andata così. Che io dovevo, il fratello di Vera, Pescarolo Leonardo, grandissimo uomo produttore, di cinema, certo, mi ha chiamato per fare un'operazione, un film. Come entro? Dentro, non si accomodi. Contro la finestra, laggiù, Vera, una signora, di una bellezza commovente. Che mi guarda e mi sorride. E io rimango bloccato. Il vero colpo di fulmine è arrivato lì. Bloccato, bocca aperta.
e suo fratello, che poi ho scoperto essere molto geloso di sua sorella. Mi ha detto, venga avanti, cosa fa l'impalato? Mi vado avanti, ma continuo a guardarla. E lei si avvicina un po' alla scrivania dove c'è il fratello. La smetta, è mia sorella e mia socia, sia buono. Dono buonissimo. Poverino, faceva niente. Era geloso. E da quel momento io mi innamoro e lei subito no. No, no. Non era avuto... è stato un no, no all'inizio. No, no, non ha detto no, ma mi ha fatto capire che lei, che era già stata sposata, lei diceva no, ti preferisco come amico, non ho fatto un'esperienza che non mi è piaciuta. Potrei non fidarmi. È meglio se è amico. Poi, no, non era quello, era un amico meraviglioso, lo è tuttora. Cioè io una sera passeggiavamo lì vicino allo stadio olimpico, passeggiavamo e mi fa, vuoi venire a prendere un caffè a casa mia? Certo, certo, sì, immediato. Andiamo sull'ultimo piano, poi c'è un pezzo di scaletta, senza, lei va su, io dietro, di una bellezza. Insomma, lei la guardava cinematograficamente parlando, sì, anche, appunto. No? Insomma, poi sì, sì, sì. Poi l'ho acchiappata e lei mi ha detto, ma cosa fai? Hai detto che il nostro doveva essere un rapporto molto, molto amichevole. E più amico di così. Signori, allora, più amico di così, che cosa succede? Io vi faccio vedere una fotografia, anche se gli originali li abbiamo qua davanti, però vi faccio vedere una fotografia. A proposito, voi avete mai detto io ti amo quando qualcuno vi offre una fetta di dolce? Ma questa è un'altra storia, arriviamo tra poco. Questa fotografia, guardatela bene. C'è il maestro Giuliano Montaldo su un carrello, che sta provando un'inquadratura e questo carrello è tirato con una forza leonina dalla sua vera. Banca, non è un carrello. Il mio collaboratore alla regia. Ecco. Dunque, la troupe era in pausa. Il film è Sacco e Vanzetti. Io volevo vedere già. Noi siamo, non è che siamo in America, abbiamo dovuto inventarci l'America, perché in America non c'è più un mattone di quell'epoca. Pensi che una volta un produttore, anni prima, a Los Angeles, mi ha detto Giuliano, ti porta a vedere il più vecchio ristorante della città. Sarai commosso, guarda, è una cosa. Arriviamo lì sotto, c'è scritto 1930, aveva la mia età, ed era il più vecchio di tutta l'America. La quindi nostra non storia, c'è un mattone di quell'epoca, abbiamo dovuto inventarsi per Sacco e Vanzetti delle cose straordinarie, ma a merito anche di questa. Mio collaboratore, do dell'uomo quando faccio così. Certo, è un uomo bellissimo, devo dire. Era sì. Grinta, forte. Questa fotografia è la sintesi del rapporto che dura da tanti, infiniti anni e mai abbastanza tra Vera e Giuliano Montaldo. Ve lo raccontiamo tra un istante, all'ora solare. Guardate con che forza lei traina lei, lui. Però lui, eh. Cari miei, ci fermiamo solo per un attimo, ci fermiamo. Ah. Bentornati all'ora solare. Come la nave di Teseo ha saggiamente editato, fra Giuliano Montaldo e la sua Vera è proprio un grande amore. Noi li abbiamo qui, anzi o meglio loro ci hanno qui, abbiamo invaso casa, letteralmente invaso casa. E stiamo raccontando un amore e un sodalizio di lavoro, io credo tra i più belli al mondo. Che carino. Seriamente parlando, tra i più belli al mondo. Grazie. Questi due metri d'uomo, questo maciste diventato da ragazzo di una bellezza, è bellissimo, siete bellissimi, arriva... Un giorno a pranzo, c'è un pranzo, no? A Procida, nell'isola dove c'erano il papà e la mamma. Dove c'erano il papà e la mamma di Vera. In una bellissima casa. E Vera sta servendo il dolce. Sì, sì. Ha portato il dolce a tavola.
E lei giustamente va anche verso Giuliano e gli dice: vuoi il dolce? Risposta? Io ti amo. Sì. Ha fatto una risata bellissima. Io ti amo. Oh, 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 oh. Giustamente, massima soddisfazione. Non ha sorriso. No. Ma cosa dici? Non ha sorriso. All'epoca non sorriso. Adesso ha sorriso. Allora ha fatto, ma cosa dici? C'era suo papà e sua mamma e dei suoi amici. E papà si è tolto gli occhiali e mi ha guardato. Ghignava. E la mamma si è messa a ridere. E al papà che mi guardava ha detto, è vero, io la amo. Poi vorrei un po' parlarle. Quando abbiamo finito di parlare andiamo nel mio studio. Vado nel suo studio. Bellissimo. Mi siedo. Ma ho sentito che ha detto che la ama, e lei non mi dice niente, non parla, di amore non parla, abbia pazienza. Anch'io, con la madre, molti viaggi, in mare, quando facevo, portavo lei in Argentina, diversi viaggi, e non mi ha mai detto questa parola. Poi però gliel'ha detta. E mi ha detto, sì, mi ha detto, avvi pazienza, l'ho avuto anch'io. Piano piano vedrai che ti dirà. Anch'io ti amo. Vera, Vera, ora arriviamo al vostro sodalizio artistico. Qual è la più bella qualità, la più bella dote del suo amore, Giuliano? La dote di Giuliano? Sì, la più bella in assoluto. No. È spiritoso, è molto affettuoso, adora i ragazzi, mi piace molto lavorare con loro. È bello lavorare con lui? Molto, 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 sì, perché non lo so, sei così contenta che di esserti impigliata lì dentro. Sì, molto. Sai che noi abbiamo girato il mondo, sì, veramente, anche con le opere liriche. A Tokyo ho fatto la Turandot e abbiamo girato in America, in Sud America, in Africa, in Russia, in Jugoslavia, un'infinità di film, perché in Jugoslavia costava molto meno. Avete girato in Cina? In Cina. Il Marco Polo. Marco Polo abbiamo girato il mondo, non la Cina. Perché siamo partiti da un lavoro stupendo fatto dal direttore dell'allestimento, che purtroppo non c'è più. Ed era straordinario. Ha ricostruito Piazza San Marco di Venezia al Lido. Un spettacolo incredibile. Tant'è vero che c'era la gente che voleva entrare a vedere, era un problema tenerli, era stupendo. Poi siamo andati, dovevamo andare a girare nel centro dell'Africa, in Palestina, la sparavano, c'era la guerra. Allora siamo andati in Marocco, a far finta che siamo in Palestina. Poi siamo andati nel Golfo Persico. Poi in Pamir, nel Tibet, in Mongolia, in Cina. Abbiamo fatto il percorso che bene o male ha fatto Marco Polo. Maestro, torniamo tra un attimo da Marco Polo, perché c'è anche un episodio che vede la signora Vera andare a cavallo senza sella per prendere un esercito di mongoli che erano dispersi e riportarli sul set. È tutta storia vera. Lei ha detto, senza di te, parlando di sua moglie, io sarei stato un portuale a Genova. Genova, la sua città del cuore, la sua squadra del cuore, ma Genova, che è una fucina... Se non incontravo Vera. Perché dice questo? Ho detto questo perché Vera è stata fondamentale per me. Mi ha ridato, quando ho fatto il primo film, riabilitato oggi tantissimo, Tiro al piccione,
La critica mi ha attaccato fortissimo perché era più un problema politico che un problema di cinema. Adesso è stato riabilitato, eccetera. Io mi sono trovato nel leggere, avevo fatto l'aiuto a Pontecorvo, a Lisciani, a Petri, a dei bravi registi, esordisco io e la critica mi tratta così politicamente. Era poi un libro che mi hanno offerto un produttore, era un libro biografico di Giorgio Rimanelli, in cui io ho fatto quello che c'era scritto e mi piaceva, perché era la storia di un ragazzo che aveva sbagliato strada. Era andato, il papà era stato un eroe fascista, allora lui nel 1943 è passato con la Repubblica di Salò. E si è accorto che piano piano che la strada era sbagliata e la patria era dall'altra parte, non dalla sua. E non so perché l'hanno preso a coltellate il film. E io, tira il piccione, ma il piccione ero io. E quindi ero avvilito e volevo lasciare il cinema e tornare a Genova. Se non c'era Vera, tornavo a Genova e facevo... E Vera che cosa le ha detto? Vera mi ha dato forza e coraggio nel tempo, piano piano, ma piano piano, velocemente, nel senso che c'era il fratello che voleva farmi fare un film. Lei stava già lavorando in un altro documentario. Malgrado la gelosia del fratello, ho provato a dire, potrebbe venire a farmi la produzione, il direttore di produzione, tua sorella. Beh, smettila! Mia sorella sta lavorando, sempre la gelosia. Protagonista, però passa il tempo piano piano, si io lavoro giù in Moviola nel suo ufficio, sono lì, mi sono andato a fumare una sigaretta all'aperto, avevo anche smesso di lavorare, avevo quasi finito, esce lui e fa, cosa fai qua, non va a lavoro, ho finito, mi fumo una sigaretta, io vado da mia sorella che sta cambiando casa, vuoi venire con me? Come? Poi vieni, mi butto nella macchina, partiamo. C'era un camionone sotto, stavano caricando il mobilio, la roba, e prendiamo l'ascensore, sentiamo delle urla inumane del padrone di questo trasloco, il direttore, il capo, un crestone incredibile, un gorilla, che ha capito che la signora era sola in casa e quindi ne approfitta per dire c'è troppa roba, più di quello che avevo detto, io non voglio di più, ne voglio di più dei soldi. Vera si arrabbia, no, lei ha visto tutto, non è possibile, cioè, lui continua a dire allora smetto, mentre stiamo per entrare lei fa la finta col sinistro, lui a tra... e gli dà un cazzotto qua. Signora! Ha preso il cazzottone il traslocatore. Sì, e lui non se l'aspettava, ovviamente, stava per crollare. Noi entriamo e fa, bloccatemi. E io gli dico, è meglio che blocchiamo la signora, dammi retta. Scusi. Allora quel giorno ho scoperto che ho sposato una meravigliosa signora e un magnifico pugile. Bene, allora, questa meravigliosa signora e magnifico pugile, io lo so che vi sto chiedendo di fare dei salti avanti e indietro, ma questa è la storia del grande cinema di Vera e Giuliano Montaldo e quindi noi dobbiamo seguirli. Allora, ritorniamo in Cina, ritorniamo al Marco Polo, ritorniamo a quel Marco Polo che ci ha fatto gridare alla meraviglia, che se eravamo bambini ci ha lasciato a bocca aperta e per i più grandi ha significato poter sfogliare una storia guardando la televisione. La signora Vera che tira pugni, cazzotto non si dice, ma insomma, contro il malcapitato traslocatore, è stata anche capace di trovare una grande quantità di figuranti, era il suo lavoro, doveva vestirli come dovevano essere vestiti ai tempi di Marco Polo, vederli sparire, cioè improvvisamente non c'era più nessuno. E cosa fa lei? Sale a cavallo, senza sella. E vado a cercarli. Perché... In Mongolia, lei va a cercare così, così. No, però sì. Mi ha raccontato anche un episodio. Voglio sapere intanto come si faccia ad andare senza sella su un cavallo, no. Ma...
Lei è stata straordinaria. Come sempre. Ma per dire quanto è stata straordinaria te lo dico meglio. Non meglio di lei, non possibile, però provo a dirti che quando il primo che è entrato per essere cambiato, e c'erano tutti quelli che Vera aveva cercato prima, certo, facendo dei giri a cavallo, perché loro, le yurte delle loro case, sono sempre le in movimento. Tende, sono in movimento. In movimento perché? Certo. Per le, per la, il cibo de, delle loro bestie. Pastorizia loro, e affine. Quindi entra e ci sono delle donne in sartoria che lo cambiano. Lui urla, le donne che lo cambiano. Urla come un pazzo, se ne vuole andare, allora lo bloccano. Lì è vero, non c'eravamo in quel momento, ce lo racconta. Eravamo a aspettare che finissero di vestirli. Di vestirli tutti. Il primo fa così, che casino. Erano tanti, eh? Erano 250 circa. Poi gli altri era più facile, erano tanti quelli che potevano, che lavoravano con noi, anche i cinesi. E devo dire che lui finalmente si convince perché vengano gli uomini a vestirlo. Certo. Quello l'aveva buttato nel panico. Paese che vai, cultura che trovi. E poi si vede cosa mai fatta nella vita sua, lo specchio. Dai, vai, visto uno specchio, si vede, si guarda. È uno di loro, dell'epoca. Immagina che erano così, e lo erano. E lo erano. Allora esce, urla come un pazzo, tutti entrano, adesso vogliono cambiarsi tutto. Escono, saltano a cavallo e spariscono. Vanno a farsi vedere dove. Le yurte si spostano tutti i giorni. Io non è che dico, sì, uno è andato a Monte Sacro, l'altro... Sono andati a farsi vedere dai parenti, parliamone. Cioè la vanità è vanità ovunque, no? Certo. Però i parenti stavano... Cioè, il secondo giorno non arriva nessuno. Ma arriva Vera. Il secondo giorno arriva Vera e comincia a cavallo ad andare in giro con le sue amiche mongole, che sanno un po' più, non è che sanno dove sono, ma sanno un po' più di fiuto. Secondo, quello, se è un parente suo, sa dov'è. Sapevano dove rintracciarli, insomma. Sì. E lei pataclop, 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 a cavallo senza sella, in Mongolia se ne andava in giro cercando l'esercito dei mongoli da riportare sul set. Quando lo ha riportato, quando se li è... Io mi immagino la scena, lei che arriva con tutto... tutti costoro che arrivano con lei, che ha provato? Ha detto, cioè, dice, ho fatto il mio lavoro, lo so, io la ragiono diversamente. Si è sentita, come dire... Contenta. Affaticata anche. Aveva fatto una fatica enorme, ma aveva portato a termine un'operazione che, se non sparivano, era finito il film. Il grazie che vi dovete l'uno all'altro... per il lavoro fatto, per tutto... Noi vi dobbiamo un grazie, che cominciamo ora, finiamo... Finiamo, facciamo notte tra un anno, anzi due. Il grazie che vi dovete l'uno all'altra è molto grande? Dunque... Proprio parlo del lavoro, insomma. Dunque, devo parlare di un altro film. Sì. Giravamo un film... come si chiamava quello? Ma cosa? Quello con i tedeschi. Gottmittons. Esatto. Il primo della trilogia, no? Giravamo con Gottmittons e Gottmittons e pioveva. C'era un sacco di comparse che dovevano stare lì sedute, pioveva. Era un disastro anche qua, arca miseria. Però a un certo punto, con ottimismo, guardiamo il cielo, si schiarisce. Ma in terra era tutto marcio, però dovevano sedersi in terra, oh. Tutti quanti, i prigionieri tedeschi, che era un lager che era diventato da tedesco un campo di prigionia, che era diventato da campo di prigionia tedesco, adesso sono i tedeschi in prigionia.
e perché erano prigionieri ormai dei canadesi, perché erano anche loro. E a un certo punto dico: Vera, metti a posto, falli sedere. Lei cammina nel fango, bravo. Porta Vera, dai, fate andate da fare. Gli grido per la prima volta, perché non ne aveva bisogno, però lì bisognava far presto, perché loro non si volevano sedere molti. E allora finalmente tutti: sono a posto, lei torna, sono a posto, però ricordati, quando fai il regista comandi tu, quando sei a casa comando io. Gli allora, ha detto così? Regista... Io non me lo ricordo. E adesso facciamo finta, io non me lo ricordo. Gli avrà detto. Me lo ricordo io, perché un regista lavora per 8-9 settimane, il marito in casa ci sta per anni. Allora, il marito, il marito che è anche stato attore, al punto tale da, oltre al Davide Donatello e alla carriera, c'è un angolo qui che è talmente pieno di premi che in maniera che solo i Montaldo sanno fare, è lasciato appunto in un angolo, ma vi possiamo garantire, quando lo vedi ti manca il fiato, è stato premiato non solo alla carriera, ma è stato premiato anche come attore, Davide Donatello come attore. E anche, sì. E un attore non abbaia, signori, non ulula, tranne un attore che abbia fatto quello che Giuliano Montaldo ha fatto. Cioè, lei una volta, signora, è stata molto critica. Senta, mi chiama... Vera, Vera, senza signora, perché... va benissimo, anche perché diversamente... Senza una badessa. No, se no mi chiami signor Montaldo. Signor Montaldo, sì, mi fermo. Attenta. Passo col vossignoria. Allora, Vera, lei una volta ha criticato Giuliano come attore. Lo ha criticato. Ma l'ha criticato. Al cinema siamo andati a vedere un film di... c'era una serie di raccolta di film di Liziani. E c'era un film suo. E dove io muoio in ospedale, dopo essere stato bastonato dai fascisti. E mentre muoio, io avevo insieme a mia moglie, avevo una sassometteria, e gli ho chiesto, avevamo comprato una nuova tastiera per i soldi, come fa? La nuova tastiera, amore, a mia moglie. Trin, mi farei. Io faccio trin, boom, e muoio. Vera, che era seduta vicino a me, fa a voce alta al cinema: ma sei un cane come attore! Senta. Una signora che è davanti fa: ma come si permette? Io mi alzo e me ne vado, immaginando che poco dopo sarebbe uscita anche lei. Lei si sente fare bow, ero io chiuso dentro il portone che abbaiavo. E quando le hanno dato poi il Davide Donatello per la sua immensa capacità di attore, che arriviamo anche al film. Quando ho avuto il premio in mano e Vera era davanti in platea, sì, come ultimo, fin come attore protagonista, certo, sono andato avanti, era lì seduta, gli ho fatto così, e per la verità avevo voglia di abbaiare. Non l'ho fatto. Alla cerimonia del David voleva abbaiare. Sì. Solo voi vi sareste capiti. Sì, certo. Questa è la cosa. Però lì si è ricreduta. Sì, sì. Era seduta, lì aveva ceduto. Allora, si capiscono tra loro in una maniera eccezionale. La vostra Elisabetta arriva con mamma Vera nella vita di Giuliano e diventa Elisabetta Montaldo e diventa una cosa sola con voi. Certo. Io mi sono innamorato anche di lei, perché è veramente una ragazza straordinaria. Intelligente, simpatica, bella. Artista, questo lo esploderà più tardi, scrivendo, disegnando,
disegnando poi delle opere costumi, straordinarie. I costumi. E poi i costumi, prendendo premi i costumi, e quindi un genietto. Non poteva essere che così, diciamo, stando con voi, venendo da voi, è genietto. Ma c'è un messaggio che noi vogliamo far vedere ai nostri meravigliosi ospiti, che sa tanto di nipote. Inti. Vera e Giuliano mi hanno insegnato, fra le tante cose, oltre alla tecnica, l'etica del lavoro, l'importanza di far sentire coinvolti ogni membro della troupe e l'importanza di ogni membro della troupe riguardo a un film. Giuliano, quando lavora con le comparse, le raduna e gli fa un discorso, gli dice: voi oggi siete venuti in sartoria, siete passati al trucco e quindi per me voi siete attori. Quindi io avrò la stessa cura e richiedo anche la stessa performance da voi come la richiedo da uno dei miei protagonisti. E loro, insomma, hanno sempre voluto lavorare in questa maniera, coinvolgendo tutti, facendo sentire tutti quanti importanti, perché lo sono, dalla comparsa a macchinista ad attrezzista, e mi hanno insegnato a trattare le persone da pari e a lavorare in maniera solidale all'interno di un film. Questo è il vostro nipote? Sì. Inti. Sì. Sai quando è venuto? Inti Carboni. Inti si è raggiunto in Cina che aveva 10 anni. Non ancora, no. Non ancora, 9. Non ancora 9? No, l'ha compiuto lì, mi pare, 10. Sì. E quando è venuto, Vera lo ha fatto assumere nella troupe come aiuto carrellista, come aiuto macchinista. La pagava poi lei. Sì, non la, non, d'accordo. Era clandestina a pagare. In cristalli. Era pagata dalla Vera. E era così contento di guadagnare. E poi era diventato un collaboratore magnifico di questo Nerone, che quando parlava con i cinesi... Il mitico Nerone, che era il vostro capo macchinista. Sì, il mitico Nerone. Quando gli hanno dato tutti gli interpreti, cinesi per parlare con la troupe cinese, lui chiamava tutti come Chang, porta Mercarello, Chang il binario, Chang, che cacchio dici, non capisci niente. Alla fine, dopo un anno che eravamo da quelle parti, nove mesi, ma insomma quasi un anno, i sopralluoghi un anno, Chang. Tutti, quando siamo partiti per l'Italia, a braccia, non sai cosa gli hanno fatto a lui, i macchinisti cinesi lo abbracciavano e dicevano: noi siamo molto felici di averti conosciuto, magnifico Nerone, sì Chang, c'hai ragione Chang, no? Anche te a Chang, vieni qua, tutti Chang. E lui mi dice, viene da me, mi dice: ma come si dice grazie? Se loro ti dicono, parlano in italiano, e tu non sai come si dice grazie in cinese, beh, vergogna. Non sapevo una parola e loro avevano imparato l'italiano. Ma era di Roma. Il signor Nerone, e noi ci fermiamo soltanto un attimo, ma un attimo, siamo nuovamente immersi in questa bellezza e pieno, infinito amore di Vera e Giuliano, il vero amore, vi stiamo aspettando, grazie. Allora Solare, l'amore. L'amore con la A maiuscola, perché Vera e Giuliano Montaldo, che ci hanno accolti nella loro casa, sono l'amore. Loro sono la forma d'amore più bella che noi potessimo incontrare. Che tesoro che sei. Ma è la verità. E sono, mi ha detto tesoro, aiuto. E sono anche i nonni strepitosi di Inti Carboni, l'abbiamo appena visto, figlio di Elisabetta, la loro figlia, uomo di cinema, e Iana Carboni, che è tra le migliori truccatrici
sui set di tutto il mondo. Il Napoleone di Ridley Scott con Joaquin Phoenix è lei che ha fatto tutto quel trucco. Quindi siete due nonni fieri anche dei vostri nipoti. Certo. Ma siamo orgogliosi, orgogliosi. Orgogliosissimi. Guarda, Inti, gli americani se vengono in Italia a girare vogliono lui. Diana vive a Londra e lavora in tutto il mondo. Noi siamo entusiasti di questi tre, la mamma e i due figli. La mamma, e poi dimmi se questo non è amore puro. Certo, hanno respirato pane e cinema sempre loro. No, ma sempre. Io anche quando ero presidente del cinema per 5 anni non l'ho mai proposti, perché non ce n'era bisogno, se oltretutto. Non l'avrei mai fatto. Però, devo dire la verità, erano veramente richiesti da tutti, con grandi applausi, con grandi strette di mano. E qualcheduno è venuto a dirmi grazie a me. Ci credo. Quando presenti un cavallo di razza si ringrazia. Io sono arrivato a casa e ho detto a Vera grazie a te, perché lei è il punto di forza. Lei è il punto di forza, vero? Di coraggio e di forza. È così? Non lo so. Io non lo so. Dietro quegli occhiali lo sa. No. Lo sa, lo sa. E a proposito di coraggio e di forza, questa coppia sceglie, per nostra grazia e fortuna, di raccontare attraverso il cinema le ingiustizie, di raccontare quelli che hanno subito le ingiustizie, arrivate fino all'ultimo l'intolleranza. Livello possibile. L'intolleranza. Quale intolleranza se non quella di due uomini che oggi sono Nicola e Bart? Ennio Morricone, la musica, John Baez, canta. Quel film, Sacco e Vanzetti, ha ribaltato ciò che la storia aveva non solo offeso e ucciso, ma anche tentava di dimenticare. Quel Sacco e Vanzetti, il vostro Sacco e Vanzetti, quanta fatica vi è costato? Ci vorrebbe una puntata solo per raccontare questo, perché devo dirti che è successo che in tutto il mondo ci sono state delle manifestazioni di grande pubblico per difendere quei due italiani che erano destinati alla sedia elettrica. È state manifestazioni che, quando io ho trovato il materiale, era pazzito. Materiale repertorio che raccontava in tutto il mondo le manifestazioni. In Italia niente, di loro due, non li conoscevano, non se ne parlava, perché c'era il fascismo. E quindi non si poteva parlare dei due anarchici che stanno... Perché poi, quando loro sono partiti dall'Italia e sono nati due partiti, e soprattutto gli americani di Boston, di quella zona del Massachusetts, hanno avuto un po' paura di questo e quindi hanno usato la parola anarchia come comunismo. In realtà anarchia allora voleva dire solo difesa del lavoro, che non c'erano i partiti. Voglio un tetto per ogni testa. Certo. Questo volevano. E devo dire che il problema è grave. Quel film, quando sono andato da un primo produttore, perché quelli che conoscevo bene in quel momento stavano lavorando ad altre imprese, parlo con lui: che film vuoi fare, Sacco e Vanzetti? Mi guarda e mi fa: ma che è una ditta di import e sport? Gli ho detto: sì, importano sedie elettriche. Il problema grave era che non sapeva niente nessuno di quei due. In verità anche io sapevo poco, ho dovuto darmi da fare, perché Vera l'aveva già visto, ma io l'ho visto subito dopo. A Genova avevo fatto una pièce teatrale che parlava di loro due, ma naturalmente non poteva parlare del processo, le cose eccetera, perché c'è stato 7 anni di processo. E comunque mi sono dato da fare, ma non trovavo il produttore. Ci ho messo 3 anni a cercare. Finalmente vedo due che conoscevo, avevano finito un film con Sergio Leone, vado da loro, Pappi e Colombo. Quando dico Sacco e Vanzetti, Pappi, come tutti gli altri, a bocca aperta. Colombo c'ha un'emozione. Oddio, perché c'ha un'emozione? Perché lui, ebreo, nel 1938 era scappato dall'Italia, aveva mangiato la foglia
ed era andato in America e aveva imparato l'inglese leggendo le lettere che Vanzetti mandava al Comitato di Difesa. Questo lo ha emozionato e quando mi ha detto: Giuliano, lo sai che anch'io ho pensato a quel film, che meraviglia. Sì, ma dove lo vai a fare? In America non c'è più un mattone. Certo, ce lo diceva. E come, dove andiamo a farlo? Vera scoppia in una clamorosa idea. Andiamo in Irlanda, perché chi ha costruito Boston sono stati gli irlandesi. Gli irlandesi. Dove troveremo? Sopra Irlanda. Sì, sì, scusa. E sopra il luogo abbiamo trovato i posti, il mio scenografo è andato in America a fare vedere a un vecchio tassinaro le fotografie, mi porta qua. Si ricordava qualcosa, ma non c'era più niente. E poi dopo lo paga e gli basta per capire e tornare. Possiamo farlo. Possiamo girare. Vera, quando avete partecipato, anche se il film l'avevate già visto, se non altro perché l'avevate fatto, alla prima di Sacco e Vanzetti, con il pubblico, con quella prima reazione, perché il vostro film ha portato, è servito per ribaltare la storia e riabilitare finalmente queste figure. Ero lì, Ecco, che effetto fa il pubblico che ti applaude? Lo so che voi siete persone di cinema, però quella era una storia una grande più speciale emozione, delle altre. Il pubblico hanno dovuto fare uno spettacolo a mezzanotte, uno in più, non so. Perché era pieno. Guarda, un successo travolgente, completamente diverso dalle prospettive, perché anche il distributore diceva la gente non sa chi sono, e poi appena hanno scoperto chi sono, sai che tante volte qualcuno mi ha detto, qualche giovane, quel film ha cambiato la vita a me, ho scoperto un sacco di cose. Ha scoperto cosa vuol dire la parola intolleranza, la violenza contro. E mi ha dato delle emozioni. Però, perché sono stati riabilitati? Quando il film è uscito a Boston, anche a Boston sapevano un po' di più che da noi. Però gli studenti di giurisprudenza si sono dati cambio, perché ci è voluto un po' di tempo, perché 7 anni di documenti, sono andati al tribunale a tirare fuori le carte, immenso patrimonio di carte di quel processo, e scoprono, tra l'altro, che un nostro console italiano a Boston, quel giorno, a quell'ora del delitto, Sacco era in suo ufficio. Pazzesco. Per parlare del suo viaggio in Italia, perché voleva lasciare l'America. Non gli hanno neanche creduto alla sua... No. Questo ti dà l'idea di che cacchia di processo era. Sì. Comunque, scusami, se no su Sacco Vanzetti non finisco più. Faccio finta di nulla, siamo in una storia che ha fatto la storia e che ci ha permesso di imparare. E sapete, se oggi a un ragazzino di 10 anni fai vedere quel film è di oggi, quel film sarà attuale per sempre, perché quella è la storia, ma l'insegnamento è attuale, grazie a chi lo ha pensato, creato, prodotto. Con tanta tenacia è andata a cercare Dublino, è andata a cercare l'Irlanda e è andata a cercare un giorno, tornando insieme in macchina, non c'entra più niente quel film, di guardare quei capannoni, non so se abbiamo tempo per raccontare tutto questo, quei capannoni vuoti, quei capannoni che sono seguiti ad una grave crisi, l'Industriale 2011, il film con Pierfrancesco Favino e Carolina Crescentini, Globo d'Oro come miglior film, un film in cui tutta la famiglia Montaldo Carboni lavora. E l'idea viene a Vera. La chiusura delle fabbriche. La chiusura delle fabbriche. Da lì decidere di farne un film. No, a un certo punto ci fermiamo a vedere una fabbrica,
un posto dove abbiamo fatto benzina, ci siamo fermati un momento, sotto c'era una fabbrica e questi urlavano, eccetera, era in crisi. E Vera mi fa, questo è in crisi, no, bisogna farne un film. Sempre queste idee sue. Mai dirlo in casa Montaldo, bisognerebbe farne un film, perché vi do una notizia, i film qui si fanno e il film più bello forse non l'hanno ancora girato, ma stiamo ovviamente tutti noi aspettando, ma guardate un po' chi vi saluta. Volevo salutare Giuliano e Vera, i miei amici. So che racconterete un sacco di cose e rimarranno tutti a bocca aperta perché i vostri racconti sono sempre stupendi. Come stupendo il vostro amore, che è un faro per tutti noi. Mi mancate tanto. A presto. A presto. Allora, con Carolina Crescentini che saluta e dice «Eh sì, il vostro è vero amore, voi mi mancate tanto», noi avremmo pensato questo, se siete d'accordo a casa. Mi rivolgo chiaramente al pubblico. Che si fa quando trovi due innamorati? Che si fa? Si fanno due cose. La prima, ci si presenta con un mazzo di fiori che si regala alla coppia, ma in particolare alla ragazza che la fa ragazzina. Innamorare. Eh? Alla ragazzina. A me un pacchetto di sigarette no. No, si fa un'altra cosa, si fa così. Si prendono tre bicchieri. Allora va bene. E si brinda all'amore infinito, meraviglioso amore di Vera e Giuliano. Ma grazie. Grazie. Grazie signori. Grazie a voi. Grazie a voi. Adesso vuoi vedere che non so aprire la bottiglia? Ti prego, apriti. L'ora solare, signori. Bravi al vostro amore, signori. Eccoci qua. Uno, due e tre, perché in casa Montaldo, ora cerco di non entrare con la testa nell'inquadratura, uno, perché no? Due e tre, è San Valentino, 365 giorni l'anno. Grazie. Alla vostra, signore.